Hi guys, oggi parliamo dei phrasal verbs, i temuti phrasal verbs dagli studenti, da chiunque impara la lingua inglese. Ma se presi in piccole dosi, come è il mio consiglio di oggi, sono davvero importanti e si fa presto anche ad impararli e memorizzarli. Vediamo un po' quello che ho preparato per voi oggi. To go è un verbo andare e ha un sacco di significati con i phrasal verbs, quindi inserendo una preposizione vicino al verbo. To go away vuol dire andar via. Esempio: I really missed her when she went away. To go for, piacere un sacco, essere attratto da qualcuno, aggredire qualcuno, servire come, andare per, passare per, provarci. Our team is going for a gold medal in the Olympics. To go by, passare per, visitare velocemente, fare una cappatina. Ad esempio, we go by the coffee shop every day. To go into, discutere, entrare in un determinato discorso ogni giorno. He always wanted to go into teaching. To go off, con significato di esplodere, tipo una bomba che esplode. E quindi sarà the bomb could go off anytime. To go in for vuol dire partecipare. They go in for tennis. To go down, scendere. This path goes down to the river. To go over, significato di guadagnare approvazione o accettazione. E nell'esempio sarà they didn't go over very well. To go back on vuol dire non mantenere una parola o una promessa data. He always goes back on his decisions. E the last one is to go with plus. Ad esempio, star bene con qualcosa, con dei vestiti. E nell'esempio avremo that trousers don't go with this top. Per oggi è tutto, mi fermo qua, memorizzali e utilizzali un po' nelle frasi, magari scrivile qui nei commenti così le condividiamo insieme. E se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti in uscita ogni settimana per te. E nel frattempo, thank you and bye bye, see you soon, bye Grace.